Le case degli altri bambini. C'è la casa di Giacomo che sta nel rione Monti e se ti affacci dalla finestra puoi vedere il Colosseo. La casa è piena di oggetti e sulle pareti non c'è un solo spazio libero per appendere un quadro. Giacomo fa i compiti in cucina e gioca in bagno. C'è la casa di Matteo, che è piccolissima e ci vivono in 11. La mamma bionda di Matteo, il papà canuto di Matteo, la sorella grassa di Matteo, il fidanzato grasso della sorella grassa di Matteo, la nonna e il nonno vecchissimi di Matteo, la zia sempre triste di Matteo e suo marito sempre allegro, il cugino di Matteo, figlio della zia sempre triste e dello zio sempre allegro, un parente che prima stava lontano, si chiama il parente lontano di Matteo. Pure un cane. Barbino si chiama e si nasconde sempre. Ah, dimenticavo, ci vive anche Matteo. C'è la casa di Lorena, che è una casa antica di secoli fa. A casa sua la gente va a fare visita come in un museo. Fotografano affreschi e sedie. Qualche volta, per sbaglio, fotografano anche Lorena che cammina a casa sua. C'è la casa di Sindel che non è una vera casa, con i mattoni, le stanze e tutto. È una specie di campana di legno e metallo vicino al fiume. Però Sindel dice sempre cose tipo: vieni a casa mia, andiamo a casa mia, torno a casa mia. C'è la casa di Mimmo, che sa di cavolo lesso a tutte le ore. Però è una bella casa, grande. C'è la stanza della musica dove il papà di Mimmo suona e lavora. Così nella casa di Mimmo, a tutte le ore, c'è odore di cavolo lesso e musica di sottofondo. C'è la casa di Ottavio che si trova sopra il Cinema America. Ottavio nella sua camera sente i film, li conosce tutti. Per i film di Ottavio non sono come quelli del cinema, perché li sente solo. Le immagini ce le mette lui. Una volta è andato al cinema e ha visto un film diverso da quello che aveva immaginato. Così ha deciso di non andarci più. C'è la seconda casa al mare di Lillo. Lui dice che la mattina presto, senza fare colazione, prende e si tuffa dalla finestra come fosse un pesce nel mare aperto. Io non so se questo sia vero, però se lo fosse sarebbe molto bello. C'è la casa di Simone, che di buono ha che è calda d'inverno. C'è la casa di Simone, che di buono ha che è calda d'inverno. Però è calda anche d'estate. Poi è buia, troppo buia. Le persiane sono sempre chiuse. C'è così tanto silenzio che resti immobile per paura di fare il più piccolo rumore. Noi la chiamiamo la casa del silenzio. C'è la casa di Giulia, che è una casa della misura giusta. Giulia non esce mai di casa, sta sempre chiusa dentro a vedere la TV e a mangiare e a dormire. Invece, il fratello di Giulia non c'è mai in casa, sta sempre fuori con gli amici e le amiche. E spesso la madre di Giulia dice al fratello di Giulia: questa casa non è un albergo. Invece Marco ci vive in un albergo, che è di proprietà dei genitori. C'è sempre tanta gente che viene e tanta gente che va. E una volta ho sentito litigare la mamma di Marco con il papà di Marco, e la madre ha detto: questa casa non è un albergo. Poi si sono guardati e giù a ridere. C'è la casa di Claudia che ha tutti i pavimenti di legno, una stanza piena di fogli, pennelli, matite e colori, dove da grande lavorerà tutto il tempo. Inventerà storie, disegnerà bambini, case e adulti. Quando Claudia cammina per casa, il pavimento scricciola. Vicinissimo c'è un lago, per arrivarci bisogna percorrere un viale alberato. E nel lago c'è un piccolo attracco e una barchetta.
Claudia fa molte gite in barca. Ma non ora, perché non esiste questa casa, ora. Quando Claudia sarà grande, questa casa esisterà. Ci lasciano mai le case dell'infanzia? Mai. Rimangono sempre dentro di noi, anche quando non esistono più. Anche quando vengono distrutte da ruspe bulldozer. Fersan Ospetek.